Grazie Maurizio, grazie a tutti voi di essere intervenuti, buon pomeriggio. Volevo dire al segretario nazionale che io sto bene, visto che si parlava che qua tutto va male, tutto va storto, io sono in forma, mi sento bene e quindi tutto ok. No, dicevo, in questo momento la segretaria di metà mandato è uno di quei momenti in cui abbiamo un po' l'occasione di fare il punto della situazione, no? Di quelli che sono stati questi due anni di attività federativa. Noi abbiamo iniziato un percorso federativo due anni fa, dove abbiamo condiviso insieme un acronimo, non so se ve lo ricordate, LSI, che è lavoro, inteso come la nostra professione, la nostra professionalità, sindacato, quindi attività ovviamente politico-sindacale, e in innovazione tecnologica. Ed è chiaro che oggi guardiamo un po' anche quelli che sono stati i risultati effettivamente ottenuti, perché noi facciamo un lavoro molto pratico, molto pragmatico, no? I risultati. E i risultati di questa attività politica, partendo dal sindacato, sono stati tre sostanzialmente. Il primo riguarda l'abusivismo. Non so se ricordate, l'anno scorso, il 15 febbraio, è entrata in vigore una legge che ha inasprito le sanzioni per chi esercita abusivamente la nostra attività. Questo è stato un risultato straordinario. Certamente non è che si sconfigge l'abusivismo con una legge che inasprisce solo le sanzioni, però questa legge non solo ha portato a passare, ricorderete, prima dopo tre sanzioni amministrative scattava il penale. Con questa legge, dopo una sola sanzione amministrativa scatta il penale. Non solo, sono state appunto inasprite. Prima c'era una multa che arrivava fino al massimo di 516 euro, il vecchio milione delle vecchie lire. Oggi la multa può arrivare in alcuni casi fino a 75.000 euro e la pena reclusiva, che arrivava prima al massimo a 6 mesi, oggi con questa legge può arrivare in alcuni casi fino a 5 anni. Quindi è chiaro che non risolveremo il problema con questa legge, ma sicuramente la forza, la potenza in termini di deterrente per chi si appresta solo immagina di esercitare in maniera abusiva e illegale la nostra delicata, molto complicata attività. Questo è il primo risultato, poi abbiamo avuto un altro risultato importante in questa legge di bilancio, parlo della legge del 2019, la legge finanziaria, che è la cedolare secca per i negozi. Questa è un'attività che noi abbiamo iniziato diversi anni fa con alcune associazioni di categoria del comparto, tra cui Confedilizia su tutte, e il primo risultato concreto è ha portato già un aumento in termini di contratti di locazione per i negozi che spesso e volentieri sappiamo essere spinti e appuntiscono anche le nostre città. E poi un terzo risultato che è quello per noi più importante, più significativo, più rappresentativo, che è la riforma della nostra legge professionale. Questo è un percorso, ricorderete, il 6 settembre l'Europa dice dovete legiferare perché avete un regime di incompatibilità troppo stringente. L'Europa va da un'altra direzione, il mercato va da un'altra direzione, i cittadini vogliono di più da noi. Vogliono che ci mettiamo a intermediare, ma dobbiamo poter erogare tutta una serie di servizi strumentali e collaterali all'attività di intermediazione immobiliare, che poi rimane la nostra attività principale. Questa legge ci consente già dal 26 maggio. È subito che da qui sono partite multiservizi, multifunzione, quindi non solo ripeto intermediario, ma poter erogare tutti quei servizi che oggi ci chiedono, per esempio, i servizi di gestione delle locazioni sia ordinarie che turistiche, i servizi legati al brokeraggio assicurativo, lettera E, i servizi legati alla consulenza finanziaria, ovviamente in stretta sinergia con la nostra società Auxilia Finance, i servizi legati alla promozione della pubblicità, tipo staging, tipo fotografia, poterli fare attraverso una remunerazione, dare un servizio che possa darci opportunità ulteriori di fatturato. Servizi tipo legati alla possibilità di essere socio titolare di società di formazione o socio titolare di società di certificatori immobiliari. Fare anche gli sbisti, che ci consentirebbe di avere l'accesso online alle biometrie catastali, che è una di quelle necessità che abbiamo tanto, almeno sempre che viene richiesto con grande desiderio, perché è una cosa che noi ai nostri clienti dobbiamo assolutamente poter dare come servizio. Quindi questa legge però l'abbiamo lavorata non solo per aprirci delle opportunità e quindi erogare più servizi e quindi aumentare i nostri fatturati, ma anche abbiamo cercato di lavorare sul mantenimento di alcune incompatibilità. Perché l'articolato iniziale, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, è un disastro.
prevedeva che tutti potevano fare l'agente immobiliare e noi non potevamo erogare altri servizi che non quello, appunto, di messa in contatto delle parti. Invece anche noi siamo riusciti, oltre a darci questa opportunità di erogare questi servizi, anche e soprattutto di mantenere alcune incompatibilità, quelle per esempio con le professioni intellettuali afferenti al nostro settore merceologico, cioè gli architetti, geometri, gli ingegneri, notai, chiaramente non potranno fare il nostro lavoro, come anche dipendenti pubblici e privati, con la specifica dei dipendenti bancari. Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo impedito il disegno di alcuni istituti di credito, per non fare nomi, Unicredit e Intesa San Paolo, che hanno un personale dipendente in esubero, e quindi la loro volontà era: se il mutuatario non paga più le rate del mutuo dopo 18 rate, quel patto marciano, io banca mi entro in possesso dell'immobile saltando le procedure esecutive giudiziarie, poi rivendo lo stesso immobile con i miei dipendenti in esubero, facendo di fare agente immobiliare e prendendo addirittura le provvigioni. Ecco, con questa legge questo è stato impedito, quindi i dipendenti bancari non potranno farlo. È chiaro che Fiat non è contro le banche. Abbiamo una partnership con tanti istituti di credito, il nostro main sponsor di INL, comunque buonasera, dirigente massimo del gruppo di INL. È chiaro che siamo in piena armonia e sintonia con quelle banche che fanno il loro lavoro, che hanno un ruolo fondamentale chiaramente per la tenuta del tessuto economico e sociale della nostra società, perché chiaramente raccolgono denari dai cittadini, risparmi dei cittadini, li danno agli stessi cittadini che vogliono comprarsi la casa per fare il mutuo, e o ai cittadini che vogliono fare impresa. Questo è il ruolo della banca, un ruolo fondamentale. L'INL, tutte quelle banche che fanno questo lavoro, come altri istituti di credito con cui abbiamo una partnership che non si deve fare discussione. Chiaramente non condividiamo il fatto che alcuni istituti di credito siano proprietari delle agenzie immobiliari, perché c'è un'evidente assenza di terzietà, perché io banca che ho la situazione economica finanziaria del cliente, posso incidere sulle sue scelte? Sicuramente sì, vedi il discorso dei diamanti, c'è un potere di condizionamento forte, così come anche la totale assenza di anticoncorrenzialità, cioè queste banche chiaramente non sono nella stessa posizione ricevendo denari dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia in caso di necessità, chiaramente non sono nella stessa posizione di concorrenza, chiamiamola a pari livello reale, come dobbiamo tutti i giorni noi con le nostre fatiche approcciarsi al mercato. Quindi su questa lotta continueremo assieme ad Adiconsum, appena sarà costituita la commissione d'inchiesta sulle banche, che è un'azione congiunta FIAE e Adiconsum, per far sì che almeno ci sia un allineamento con quello che accade nel mondo del credito, cioè che le banche non possono avere più del 10% di proprietà di strutture agenziali, cioè di agenzie concorrenti con le nostre. Oltre a questo, noi abbiamo da sempre, la federazione ha attuato una politica per far sì che il mercato immobiliare riparti, che l'economia vada bene, perché se il mercato immobiliare va bene, visto che racchiude circa un quinto del PIL, va bene anche l'economia del nostro paese. Quindi l'idea della federazione è sempre stata orientata a far sì che ci fossero delle proposte costruttive in questa direzione, e dai primi mesi, diciamo, dell'inizio del mandato abbiamo costruito un manifesto. Non so se vi ricordate, il manifesto per il rilancio del settore immobiliare, assieme a altre 11 associazioni di categoria, su tutte Confedilizia abbiamo avuto noi il presidente Spaziani testa, nelle quali abbiamo, sono 10 proposte che registravano tre filoni, tre ambiti di intervento. Un primo ambito di intervento riguardava la fiscalità. Cioè noi quello che sosteniamo è che necessita un piano nazionale sull'immobiliare che prevede una riforma strutturale, una riforma organica sulla fiscalità, attraverso un riordino e una riduzione della fiscalità. Giustamente, come confrontandoci con il presidente Spaziani testa, il riordino di per sé non va bene, non funziona, perché quando si riordina spesso si aumenta i mutasi, si parla adesso della legge di bilancio che vengono modificate. Non basta quello, va bene unificarle sì, per dare maggiore chiarezza e certezza, ma quando va consentita una deduzione di questa nuova tassa unica nell'anno successivo anche per le persone fisiche e anche per gli immobili abitativi. Questa sarebbe una forma di riduzione della fiscalità che potrebbe consentire di far
ripartire, incentivare un segmento appunto che sta faticando tanto, soprattutto il segmento dell'investitore, perché negli ultimi 9 anni noi abbiamo perso soprattutto quelli che compravano la seconda o la terza casa. Quindi, piano nazionale sull'immobiliare e sulla fiscalità. Il secondo elemento è sul rilancio delle locazioni. Bisogna consentire una facilitazione del reintegro del possesso di chi, per il proprietario, di chi non paga l'affitto, facendo sì che il contratto di locazione sia una sorta di titolo esecutivo, quindi velocizzi il reintegro del possesso, così come la liberalizzazione della durata dei contratti di locazione, soprattutto quelli commerciali. Bisogna adeguarsi ai tempi moderni, le aziende hanno una flessibilità incredibile, no? Quindi la durata deve poter essere concordata tra il proprietario e il cittadino che fa impresa. Tanto se le cose funzionano e vanno bene entrambi, non interessa proseguire un rapporto contrattuale. E poi la cedolare secca deve essere estesa a tutte le tipologie contrattuali in ambito locativo, quindi non solo l'abitativo, ma anche il commerciale e terziario, perché avete visto, quest'anno abbiamo tutto sui negozi, ma quello che vorremmo e lo proporremo in legge di bilancio nel 2020 è che fosse estesa anche ai capannoni industriali, anche ai lavoratori artigianali, anche agli uffici, insomma tutto il mondo del terziario, anche perché abbiamo visto che dal 2011, quando è entrata in vigore, è stata inserita la cedolare secca nell'abitativo, in 8 anni c'è stata una riduzione tributaria del 42% con l'introduzione della cedolare secca nell'abitativo, una riduzione della propensione all'inadempimento del 40% e ha favorito nettamente la tax compliance, cioè la lesione volontaria degli obblighi tributari. Io pago certo, pago definito, pago. E questo sembra una cosa complicata da attuarsi, ma in realtà è una cosa semplice, sono gli strumenti, la cedolare secca è uno strumento fattivo, concreto, esattamente in quella direzione. Secondo, come l'ultimo, scusate, filone che noi abbiamo portato avanti in questo manifesto, è lo sviluppo del turismo, anche attraverso la proprietà privata, quindi le locazioni brevi. Ne parlava prima il sindaco De Magistris, no? Diceva che anche a Napoli c'è un aumento delle locazioni brevi. È un segmento che va certamente monitorato, perché c'è uno sviluppo incredibile. Negli ultimi 3 anni sono triplicate le offerte di locazione breve. Va monitorato sì, ma il DL Sicurezza già lo monitora, perché obbliga il proprietario a comunicare entro le 24 ore i dati dell'inquilino alla questura. Bene, adesso la questura parli lei con tutte le altre pubbliche amministrazioni. C'è una legge, tra l'altro, che va in quella direzione, che il TBR, se non ricordo male, 445 del 2000, che dice che le pubbliche amministrazioni devono tra loro, d'ufficio, interfacciarsi e trasferirsi le comunicazioni, anche e soprattutto in linea con quella che è l'era della digitalizzazione, dell'innovazione tecnologica. E quindi agenzie delle entrate, piuttosto che uffici tecnici, piuttosto che comuni e quant'altro, devono poter passarsi le informazioni e non richiedere continuamente al proprietario dati su dati, andando a creare oneri, balzelli, burocrazie che vanno ad affossare questo segmento. Questo segmento sta riportando l'investitore a comprare per investimento, perché ha una redditività mediamente alta, ha una flessibilità in termini di vendibilità, cioè io decido che mio figlio, lo decido io, ma che mio figlio magari decide tra un mese di sposarsi, io con la lavorazione breve ho la flessibilità di lasciargli un appartamento e darglielo per poter iniziare la vita insieme con un altro. E poi un rischio locativo azzerato, perché è pagamento anticipato, quindi ha dei segmenti evidenti di positività, quindi va tutelato questo segmento. Mille. Ok, ha degli elementi molto positivi. In realtà c'è stato un attacco, avete visto, di Federalmente, di Confcommercio, perché loro la vedono come una recettività non alternativa, ma una recettività concorrenziale agli hotel. Quando invece io, se scelgo l'appartamento, non è solo perché costa meno, perché ci sono gli ostelli che costano come se non meno di un appartamento. Lo scelgo perché non voglio o voglio essere più libero, più autonomo, voglio vivere la città, voglio non avere orari fissi nel mangiare, nel muovermi. Mentre gli alberghi chiaramente hanno tutta una serie di regole e hanno servizi in più. Quindi questa in realtà non è stata un attacco. Non c'è la volontà di fare una lotta all'evasione fiscale, di recuperare denaro, eccetera. In realtà c'è una volontà chiara di qualcuno di contrastare questo segmento, di contrastare questo fenomeno, e su questo noi abbiamo delle idee molto, molto chiare. E dicendo, abbiamo chiuso questo manifesto con una provocazione. Non so se qualcuno di voi se la ricorda. Abbiamo lanciato il Ministero della Casa.
cioè qualcuno ha detto un altro ministero, una burocrazia, un'altra cosa. In realtà, se noi pensiamo che immobiliare, casa, edilizia, vivono una dispersione di competenze tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e Finanza, il Ministero dello Sviluppo Economico, in realtà sarebbe molto importante, non chiamiamolo ministero, chiamiamolo cabina di regia dell'immobiliare, della casa, che riesca a attuare quel piano nazionale dell'immobiliare, che possa dare quella visione strategica necessaria per far ripartire la nostra economia. Unitamente a quella necessità, sul tema della rigenerazione urbana, che ogni impegno avete visto nel governo Conte bis, su 29 punti ce ne sono 7 che parlano di rigenerazione urbana, di sostenibilità ambientale, i Green New Deal, che sono temi assolutamente positivi di cui noi condividiamo il senso e lo spirito, ma non c'è una parola sull'immobiliare. E soprattutto questo, sulla rigenerazione, può avere tutto un senso se c'è una strategia nazionale delle città, che anche attraverso il confronto con le migliori esperienze europee possa dare vita a un nuovo modello di sviluppo, che però incentrato va bene sull'innovazione tecnologica, sulla sostenibilità ambientale, sulla riqualificazione energetica, ma deve essere attuata attraverso una visione integrata delle politiche urbanistiche che prevede non solo la politica della casa, ma anche la politica dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della sicurezza. Deve esserci una visione a 360 gradi. Così potremo veramente rendere attrattive le nostre città, rendere attrattivo il nostro patrimonio immobiliare. E su questo la federazione è molto presente. Dicevamo, in questi due anni abbiamo anche intensificato molti rapporti con le associazioni, con il notariato. Domani sarà qui presente il vicepresidente nazionale del notariato Marco. Ricorderete però che un anno fa abbiamo anche fatto una battaglia contro non il notariato, ma contro un progetto notarile, che era quello del portale degli avvisi notarili, quello che era nato per stimolare lo smobilizzo, la collocazione di immobili all'asta, ma poi aveva un segmento che in realtà andava sul nostro lavoro, perché volevano pubblicizzare le luci private, ricorderete, col famoso bollino blu. Bene, noi abbiamo fatto una campagna mediatica molto forte, molto potente, e possiamo dire oggi, anche grazie ad aver trainato, diciamo, nella nostra campagna comunicativa anche le altre associazioni di categoria, siamo riusciti a non far decollare, diciamo, questo progetto. Però con il notariato abbiamo invece un tavolo che è già aperto in tema di nuovo codice della crisi e della crisi di impresa e di insolvenza. Ricorderete che il 16 marzo è entrata in vigore una legge che obbliga chiunque voglia acquistare un immobile da costruire a farlo tramite atto pubblico, scrittura privata autenticata, quindi tramite il notario. Questa è una volontà dettata dal fatto che ci sono stati molti fallimenti, quindi situazioni molto critiche, e quindi quello che noi del tavolo dovremmo fare è far sì che si definisca un modello contrattuale chiaro che ci consente di fare il nostro lavoro. Perché la parte contrattuale, quella di contrattualizzare le parti, è il nostro lavoro. E lo dobbiamo poter fare, anche per evitare di andare dal notario a litigare in termini commerciali, e anche per consentire al costruttore di andare in banca e farsi rilasciare una fiduciaria non sulla base di un impegno verbale, ma sulla base di un impegno scritto. Quello che dobbiamo poter fare noi, dobbiamo poter accordare le parti, mediare, contrattualizzare al meglio noi agenti immobiliari e nessun altro. E rapporti con Confedilizia, no? Ho parlato anche prima, abbiamo sottoscritto un protocollo l'anno scorso, il 28 giugno, abbiamo ratificato dei rapporti storici a livello politico. Qualcuno mi dice, Vaccarini, però noi siamo troppo filo Confedilizia, o meglio, noi siamo troppo filo proprietari e venditori, perché noi abbiamo anche l'acquirente, abbiamo anche l'inquilino, perché solo il proprietario e venditore? Non è assolutamente così. Noi tuteliamo e vogliamo contribuire a valorizzare il patrimonio immobiliare italiano e quindi far ripartire il mercato immobiliare e quindi far ripartire l'economia italiana realmente. Mi sembra, scusate, una stupidaggine dire questa cosa, anche perché chi vende oggi è un proprietario, ma poi c'è uno che compra che diventa un proprietario. Chi compra per una seconda casa mette a disposizione la sua casa a un cittadino che non ha le possibilità o l'opportunità di comprarsela la casa, quindi è una finalità anche sociale. Quindi la federazione ha una linea chiara su questo. Abbiamo anche, soprattutto con Confedilizia, attuato una politica legata all'attività formativa e informativa, soprattutto sulle locazioni e sulla minimazione dei contratti di locazione, che è un tema che a noi non ci piace.
contratti di locazione li facciamo noi, siamo capaci a farli noi meglio degli altri, perché è il nostro sapere, è il nostro lavoro. Perché dobbiamo farci limare il contratto da altre, da associazioni di proprietari, da associazioni di impiegati? Però c'è un'interpretazione fiscale chiara del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non è una legge, ma c'è un'interpretazione netta su questo. I comuni non fanno sconto del 25% solo se c'è la minimazione, e l'Agenzia delle Entrate applica la cedolare secca se c'è la minimazione. E quindi, grazie a Confedilizio, noi abbiamo sui territori delle convenzioni veramente sfidanti, veramente ottime, che ci consentono di fare questo passaggio senza ledere la sensibilità della nostra professionalità. Quindi grazie per questo. Sui gesti abbiamo sottoscritto un protocollo 2 anni fa, perché sapete, da un quinto dei nostri associati che sono amministratori di condominio. Quindi noi abbiamo fatto una convenzione consentendo a questi nostri colleghi di poter erogare i servizi di amministrazione condominiale, ma mi riferisco in particolar modo alla formazione obbligatoria, all'assicurazione sulla responsabilità civile, a condizioni veramente ottime, in attesa ovviamente di ottenere, perché ci stiamo lavorando, una circolare chiarificatrice del Ministero che, in virtù della legge europea entrata in vigore il 26 maggio di cui accennavo prima, si esprima a favore della compatibilità tra le due attività. Inoltre con Confindustria. Con Confindustria noi abbiamo sottoscritto, rinnovato per 2 anni il protocollo. Noi Confindustria per noi è una partnership importante per due motivi. Sui territori abbiamo, grazie alle 30 BT che riusciamo a realizzare territorialmente, otteniamo dei seggi camerali veramente strategici per fare attività politica nel tessuto del mondo sociale territoriale, oltre al fatto che grazie ai loro enti di formazione accreditati in regione riusciamo a incidere sui corsi da 89-89, i corsi di abilitazione della professione, sia in termini di docenze che in termini di contenuti. E questo è molto importante, perché sono le nuove leve che entrano a fare il nostro lavoro in concorrenza, io dico, a me piace di più, in collaborazione con noi. E poi, ad consumo, l'ho accennato prima, oltre alla partnership politica, abbiamo costruito un progetto prima la casa, l'abbiamo lanciato in Consiglio Nazionale, non so chi di voi si ricorda, che è il Consiglio Nazionale, prima la casa è un progetto che parla al cittadino, parla al consumatore, parla al nostro cliente, e gli va a comunicare che se si pensa anche solo di comprare o vendere casa, farlo da solo è rischioso, invece è opportuno farlo con un agente immobiliare professionale. Così come anche se si pensa di accedere al finanziamento, è rischioso farlo da solo, bisogna affiancarsi da una figura consulenziale, quindi diciamo un consulente di Auxilia Finance, che sappia dargli le giuste indicazioni per fare il miglior finanziamento e le migliori condizioni. E poi, con associazioni, dovrebbe raggiungersi anche il professor Deiana, adesso non vedo, abbiamo un rapporto molto forte con loro, anche e soprattutto in relazione, sapete, una personalità del mondo politico, l'abbiamo fortemente voluto con il vicepresidente di Auxilia Finance, e soprattutto con questa associazione ha organizzato l'anno scorso un evento sullo smart working, sulle periferie femminile, non so se qualcuno di voi ha partecipato, che è perfettamente in linea con il progetto che abbiamo noi, Fiat Donna, che va nella direzione di riuscire a intercettare i finanziamenti provenienti dall'Europa a favore dell'imprenditoria femminile, che è più svantaggiata, avendo spesso una gestione familiare sulle spalle, ovviamente in collaborazione con i CIFI. E poi abbiamo sottoscritto questo, domani consiglieremo 3 borse di studio con la vicepresidente nazionale Isabella Tafuro e il professor Pagani, un accordo con l'Università Mercatorum per un corso universitario dedicato all'intermediazione immobiliare. Questa è una straordinaria opportunità per tutti quelli che la vorranno cogliere, chiaramente. Infine, questo diciamo, possiamo dire quello che riguarda l'attività politico-sindacale unitamente a, e chiudo, sull'abusivismo. Abbiamo detto la legge, abbiamo ottenuto questo importante risultato, ma poi è 2 anni che con il Camera noi cerchiamo di ottenere 2 cose molto semplici, che non risolveranno il problema dell'abusivismo certamente, però il rilascio automatico delle tessere personali di riconoscimento e l'accesso online gratuito per verificare l'agente immobiliare regolarmente iscritto è una cosa che non costa nulla, molto tanto, molto tanto, è molto semplice. Abbiamo avuto assicurazioni verbali da Tripoli, da San Gallo, niente. E allora qui devo ringraziare il nostro vicepresidente nazionale Renato Troiani, che ha avuto l'intuizione e ha inserito nelle tessere nostre federative il numero di iscrizione REA e ha generato un timbro automatico che è diventato virale
E questo è importante perché diventa una comunicazione al cittadino che l'agente immobiliare FIAE è assimilato ai valori come la legalità, la trasparenza, la verità. E quindi grazie a Renato Troiani per la nostra presenza. Poi, sul consumismo, e chiudo la porta politica, tre sono gli emendamenti che presenteremo in questa legge di bilancio, perché avete sentito che Conte parla tanto, Conte, il Presidente Conte, il Governo, parla tanto di lotta all'evasione fiscale. Bene. Noi abbiamo 600.000 circa compravendite in Italia, circa, di cui il 30% circa è intermediato abusivamente, quindi 180.000 compravendite sono intermediate abusivamente. Se noi consideriamo un prezzo medio compravenduto di 120.000 euro, 5% di provvisione, 2,5 da chi vende, 2,5 da chi compra, sono 6.000 euro di imponibile, moltiplicato per 180.000, fa oltre 1 miliardo di euro di imponibile di provvisione basso, cioè che sfugge all'erario. Bene, sulla base di questi numeri noi vogliamo chiedere tre cose al governo, che sono la ritrazione totale del compenso nostro della fattura dell'agente immobiliare sia in agricoltura che in agricoltura. Vogliamo chiedere l'equiparazione dell'IVA della nostra fattura al tributo provinciale applicato per chi acquista la prima casa sia essa IVA o imposta di registro, 2 o 4%. Bravo. Che il notaio indichi in atto pubblico tutti i dati identificativi di chi partecipa alla stipula. Qualcuno qui ha riso, a Baccarini, ma l'usivo non viene alla stipula. Ma invece noi sappiamo che spesso volentieri arriva l'amico, arriva l'avvocato, il commercialista, l'architetto, il geometra, che la spaccia con una consulenza legale, fiscale e tecnica, ma in realtà è una reale, concreta provvigione. Allora bene, se noi limitiamo i dati all'interno, il professionista sicuramente non gradisce avere i suoi dati all'interno, ma se li ha, deve metterci come noi il mezzo di pagamento e il numero della fattura, togliendo il nostro ammontare, il nostro compenso provvigionale, perché non solo crea imbarazzo e disarmonia quando spesso noi abbiamo accordi commerciali distorici e differenti gli uni dagli altri, ma soprattutto è fortemente discriminatorio, perché siamo l'unica categoria professionale al mondo dove l'intestazione della fattura viene comunicata anche a persone che non sono dirette e intestate alla fattura. Noi abbiamo visto che in questi anni il nostro lavoro è cambiato, sta cambiando tutt'oggi, la produzione continua. Si parla di disintermediazione, alcune banche, l'abbiamo visto prima, alcune categorie professionali, ma soprattutto il web, l'online, il cosiddetto PropTech. La chiamiamo disintermediazione online o intermediazione online a costi zero o a bassissimi costi. Bene, quello che abbiamo pensato come federazione, una sfida che abbiamo lanciato 2 anni fa e che abbiamo tutti insieme colto, è quella di puntare fortemente sul nostro modo di lavorare, creando un modello professionale di riferimento che è l'Una FIAE, che l'abbiamo denominato così, Una FIAE, l'unica modalità della più grande federazione di agenti immobiliari professionali, con un obiettivo chiaro, quello di immettere sul mercato immobili preventivamente controllati e al prezzo congruo, cioè il prezzo definito da noi attraverso una valutazione scritta e a pagamento, con una finalità ulteriore che è quella che diventi nel tempo un metodo comune di lavoro, non identico, che è impossibile lavorare in maniera identica, ma avere una spina dorsale con 4 cose che facciamo tutti, ci consentirebbe di collaborare fattivamente tra di noi, di avere una collaborazione serena, reale, valorizzando quella che è la più grande rete di agenti immobiliari in Italia e in Europa, che è la nostra rete, la rete FIAE. Questa è la sfida più importante che abbiamo insieme colto. Sarebbe anche uno scudo, come lo sta già iniziando ad essere, uno scudo mediatico potentissimo. Perché voi vedete, io mi ho chiamato spesso in Rai, in radio, in televisione, quant'altro, e spesso mi manda le 3, ormai sono un consulente che mi manda le 3. Perché ci sono un sacco di casini, per non dire un'altra parola, di tuffi, di persone che hanno tramite un'agenzia immobiliare, ha comprato una casa che dovrebbe avere la strada storta, la vitalità non c'era, ci devo tornare anche martedì tra le altre cose. Ecco, io penso che oggi chi rappresenta la federazione a tutti i livelli, a livello territoriale, a livello nazionale, può rispondere ai giornalisti o a tutti coloro, alla comunità, chiunque pensi o indichi che ci sia stata, come dire, un'attività poco comune da parte dell'agente immobiliare, poter dire, guardi, se quello pseudo collega avesse adottato il modello professionale Una FIAE,
questo non sarebbe avvenuto, questo non sarebbe successo. Se ci fosse stato un preventivo controllo di tutta la documentazione, in parte fatto da voi, in parte esternalizzato attraverso sociologie collaborative a professionisti esterni, questo non sarebbe accaduto, perché l'immobile sarebbe stato immesso sul mercato già preventivamente qualificato e a un prezzo indicato da noi. Siamo gli unici, che conosciamo i valori di mercato. E quindi il nostro sapere non va mai, mai svenduto. Va pagato, riconosciuto, e poi magari con una forma di marketing gli si consente, si dà l'incarico di vendere esclusiva, di scontarlo in un secondo momento. Questo modello professionale di mafia nasce anche perché la legge dice come diventare agente immobiliare, ma non ci dice come svolgere l'attività di agente immobiliare. Non c'è una legge che ci dice questo. E quindi ecco perché abbiamo una marea di colleghi, dei quali ci vergogniamo, che stanno dicendo imbruttiscono, che danneggiano fortemente l'immagine della nostra categoria. E quindi l'idea è stata: creiamo una prassi di riferimento presso l'ente nazionale normazione italiana, l'ente normazione italiana, che è l'UNI. Quindi abbiamo fatto una commissione presso l'UNI, guidata all'inizio dal vicepresidente nazionale Mario Contone Satriano e poi da Francesco Lancomare, come il coordinatore del Comitato di Scientifica, assieme ai colleghi vicepresidente Isabella Cafuro e il segretario nazionale Maurizio Cigarella, e abbiamo creato questa modalità, questa prassi di riferimento che è stata pubblicata il 21 maggio dell'anno scorso presso l'UNI. E questa è una cosa straordinariamente importante. Perché? Perché se domani il legislatore decide di normare come fare l'agente immobiliare, va prima a pescare il serbatoio dell'UNI. E il serbatoio dell'UNI lo abbiamo coperto noi di fiali, indicando noi la modalità più opportuna per fare professionalmente l'agente immobiliare. Questo l'abbiamo fatto anche nel rispetto degli standard indicati dall'Europa, con la N1733, che stabilisce le abilità, competenze e conoscenze dell'agente immobiliare professionale e le linee di formazione, la formazione continua. Quindi abbiamo normato anche la possibilità di formare continuativamente l'agente immobiliare. Questo ha determinato che FIAIC è anche centro d'esame. Quindi FIAIC, noi possiamo certificare l'agente immobiliare professionale in base a questa prassi di riferimento da PDR 40 del 2018, e possiamo anche certificare i valutatori immobiliari in base alla N1558, coloro che vogliono fare le perizie, quindi sul di credito, per le banche e quant'altro. Tutto ciò ha portato anche insieme al centro studi, che ha fatto un lavoro incredibile, straordinario, insieme all'ex consul, a una modulistica completamente rinnovata. Sono 25 moduli. Qualcuno mi ha detto, Baccarini, però questa modulistica è articolata, è complessa, è faticosa, fa scappare il cliente. Ci sono troppe informazioni. Io dico, è completa, non è complicata, è completa. Ci sono tutte quelle informazioni che se noi andassimo a comprare una casa in Italia o all'estero, vorremmo che ci fossero date prima di firmare qualunque accordo sugli aspetti fiscali, legali e tecnici. Poi rimane un modello professionale di riferimento, però poi non ci lamentiamo. Perché io ricevo una mail o una telefonata di media al giorno che ci dicono: Baccarini, aiutici a elevare l'immagine della nostra categoria, perché siamo percepiti male dalla comunità. Bene, proviamo a iniziare ad adottare tutti questa modalità di lavoro che è inattaccabile, come dicevamo prima, a livello mediatico e a livello, come dire, di garanzia, di serenità e di sicurezza per la comunità e per noi. Perché forse chi compra non ha problemi, chi vende non ha problemi perché tutto è stato documentato prima e controllato. Noi stessi non abbiamo problemi. Si dà un senso alla PIN professionale, del nostro bellissimo acronimo FIAI, e soprattutto si arriva all'immagine della nostra categoria, che è quella a cui tanto noi teniamo. Abbiamo anche rinnovato completamente la modulistica sul turistico, quindi voglio ringraziare non solo il centro studi e l'esposto, ma anche e soprattutto il nostro vicepresidente nazionale Luca Rocca e i colleghi anche di Vieto, che ci hanno dato una mano molto importante su questa, essendo la prima regione del settore attrazione turistica italiana. Parlavo di lavoro, sindacato, innovazione tecnologica, abbiamo parlato di sindacato, abbiamo parlato di professione, chiudiamo col discorso dell'innovazione. Anche qui qualcuno due anni fa, quando abbiamo inserito questa nuova delega all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, ci ha preso in giro per non dire un'altra parola. Poi, poche settimane fa, il ministro
primo ministro. Conte ha istituito un nuovo ministero. Il ministero dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione. Bene, ecco, io penso che possiamo dire che su questo siamo stati precursori, perché poi tutti noi adesso abbiamo in mano, penso, uno o due telefoni, il PC, lo smartphone, il tablet e quant'altro, no? Oggi l'innovazione, la tecnologia, la digitalizzazione la utilizziamo tutti, siamo tutti, no? Un po' anche schiavi di questa tecnologia. Bene, noi abbiamo deciso 2 anni fa di iniziare un percorso di innovazione tecnologica, l'abbiamo chiamata FIAT 4.0, ricorderete, abbiamo fatto 2 eventi molto importanti al Maxi, di cui in uno di questi, nel secondo, abbiamo presentato la nuova applicazione mobile, che non è più solo informativa, ma è orientata anche ai servizi digitali della federazione. Abbiamo presentato la più importante e imponente campagna di comunicazione digitale della storia della federazione, con 4 video animati che hanno avuto oltre 1,5 milioni di visualizzazioni. Ed era orientata a comunicare al cittadino che comprare online è rischioso. Attenzione alle truffe online, comprare da soli è pericoloso. Invece è importante, opportuno, necessario e utile per il cittadino, è utile per il cittadino, nell'interesse del cittadino, farlo con un agente immobiliare professionale evoluto al governo, cioè un agente immobiliare FIAIPA. Questa è stata un'operazione, un progetto concreto che abbiamo portato avanti assieme al nuovo sito, al nuovo portale che presenteremo domani, orientato al cittadino. Grazie al vicepresidente nazionale Nicola Bombonati per questo lavoro, che ringrazio anche sui social di grande attivismo del nostro vicepresidente nazionale Giuliano Olivato, che ci raggiungerà solo la giornata di domani. Dicevo, sull'innovazione, ovviamente lo strumento più importante è stata la piattaforma tecnologica informatica Una FIAIPA. La piattaforma informatica Una FIAIPA altro non è che è la trasformazione digitale, la digitalizzazione del modello professionale Una FIAIPA. Le 4 fasi, il carico di valutazione scritta con rapporto valutativo documentato al prezzo indicato da noi, il carico in esclusiva condiviso, cioè quindi distribuito anche ai colleghi, collaborazione rete e il 4° punto, vendita, proposta d'acquisto, barra preliminare. Tutta questa modalità operativa viene digitalizzata nella piattaforma informatica che sarà al centro del progetto Real Estate FIAIPA, la nuova società che è la nostra grande agenzia immobiliare nazionale, che ha l'obiettivo di acquisire quegli incarichi di immobili che da soli non saremmo in grado di acquisire, le grandi discussioni patrimoniali, gli NPL, gli istituti di credito. Questo è un altro progetto innovativo di cui ringrazio veramente di cuore il vicepresidente nazionale, ma anche l'amministratore unico Giuseppe Strutman, per il grande lavoro fatto assieme alla società di welfare e al team manager Giuseppe Cabezzetti. Un applauso per essere stato veramente da soli. Si va da nessuna parte, chiaramente, invece, come siamo oggi, noi insieme, uniti, riusciamo a prendere tante decisioni, soprattutto importanti decisioni. In questi 2 anni abbiamo fatto delle scelte importanti, con un grande consenso, diciamo, in termini favorevoli, no? Tutti abbiamo rimasto dalla stessa parte. Abbiamo mostrato, per esempio, la scelta di aprire l'amministratore di condominio, che ovviamente è una delibera che sarà condizionata all'aspetto, alla circolare che crea la compatibilità. Abbiamo per esempio abbiamo iniziato un percorso molto faticoso per quanto virtuoso, che è la gestione finanziaria dell'Italia, e ringrazio di cuore la tesoriera nazionale per il grande lavoro svolto Monica Nerotti, ma anche tutti i presidenti regionali e provinciali che hanno aderito, che stanno aderendo e che sono certo lo faranno in seguito, in termini di linearità, trasparenza, ma anche di risparmio di spesa. Abbiamo per esempio fatto insieme la lotta contro un PAL, deciso di prendere questa strada. Ricorderete un PAL qualche anno fa, l'anno scorso in realtà, facevano una pubblicità contro gli agenti immobiliari. Ricordate il gabinetto che veniva strappato quando arrivava l'agente immobiliare? Siamo riusciti con una denuncia all'antitrust, con un esposto dedicato alla Camera di Commercio di Milano Monza di Anza, a ottenere prima la regolarizzazione di un PAL a gennaio di quest'anno, nonostante la calamita che l'amministratore delegato diceva che era nel nostro piano industriale. No, siamo stati noi a far sì che si regolarizzasse, perché loro prendevano comunque denari quando si concludeva l'operazione, ma soprattutto il 6 agosto di quest'anno abbiamo ottenuto una condanna da parte della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza per esercizio abusivo della professione da parte del PAL. E questo è un risultato molto importante, non tanto perché noi, come dire, ci faccia piacere se viene punito, sanzionato qualcun altro. Per noi questo è importante perché associare
davanti al cittadino, al consumatore, un panno che rappresenta il PropTech, che rappresenta la disintermediazione online, che rappresenta l'intermediazione online a costo zero, all'abusivismo. È una comunicazione potentissima al consumatore, al cittadino, che associa l'online all'abusivismo e invece valorizza direttamente l'assistenza e consulenza necessaria di un agente immobiliare professionale quando il cittadino stesso decide di affrontare il delicato percorso dell'avvocatura immobiliare. E poi abbiamo cambiato la sede nazionale, che una cosa che non è successa tutti i giorni, andando ad aumentare non solo di dimensionamento, diciamo, ma anche e soprattutto, penso di poter dire senza timore di smentita, di prestigio e di immagine, grazie anche al sostegno del Vito di BNL siamo diventati ancora più soci, diciamo, con questo investimento. Infine abbiamo rinnovato anche il board della nostra società, più importante, Gilia Finance, e ringrazio i dirigenti interni che sono stati meritevolmente valorizzati, il direttore generale Bassani e il direttore Bonucci, e colui che all'interno della nostra federazione ha contribuito fortemente, veramente fortemente, in un momento molto delicato a questa nuova riorganizzazione, una persona che a cui voglio bene, ma penso tutti noi vogliamo bene, che ha veramente svolto l'attività di presidente nazionale in maniera impeccabile, ha portato questa federazione a livelli altissimi, e che chiedo di fare un applauso per Paolo. Accorciato le distanze nei territori, c'è stato un lavoro enorme da parte del vicepresidente Taffuro e del vicepresidente Sullotone, ma anche e soprattutto del mio, nostro, vostro grande segretario nazionale, che oggi si è posto anche a fare il conduttore e il moderatore di questo evento. Ma una parte abbiamo curato, e ci tengo particolarmente, che è l'estero. Il settore estero è un settore strategico per noi. Dopo la dipartita di Dedemo, che aveva fatto un ottimo lavoro, siamo riusciti, lui era presidente europeo degli agenti immobiliari, siamo riusciti a mantenere, grazie all'intuito, anche alla capacità politica del nostro delegato nazionale Federico Ranuzzi De Bianchi, a mantenere, anzi a riprenderla, perché ci sono state nuove elezioni, questa presidenza che è molto strategica. Abbiamo portato la FIAC alla Fiera di Londra, che è una delle fiere più importanti a livello internazionale. Io stesso cerco di uscire, sono stato a Vienna a fine febbraio, andrò a Parigi a fine novembre, ma il tema e il significato è cercare di portare la federazione sempre più all'interno delle dinamiche europee, che sono quelle, come abbiamo visto con la legge che riforma la nostra professione, che incideranno e incidono sempre di più sulla legislazione nazionale. Quindi, e chiudo veramente, 2 anni di grande attività, grandi decisioni, importanti decisioni prese tutti assieme. Bene, io penso che se noi continueremo con questa intensità collaborativa, stando uniti, aiutandoci gli uni con gli altri, e io sono convinto che non solo riusciremo a proseguire questo percorso così virtuoso, ma sono altrettanto sicuro che riusciremo a raggiungere risultati ancora più ambiziosi e sfidanti. Grazie a tutti. Questi 2 anni che mi piace dire che il comitato ha fatto veramente a perdi fiato. Tu hai parlato della necessità di far crescere la figura dell'agente immobiliare, cioè crescere professionalmente, quindi una figura che deve essere in evoluzione, e io vorrei aggiungere per arrivare ad avere pari dignità finalmente con tutte quelle che sono gli altri professionisti che compongono il settore immobiliare. Per far questo però noi abbiamo quasi bisogno di una rivoluzione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso non l'ho citato prima nel mio intervento perché l'avete visto in scaletta, probabilmente noi diciamo che sì, rivoluzioneremo il mercato immobiliare. Prima parlavamo, no, di controlli documentali.
di mettere sul mercato immobili preventivamente qualificati e controllati. Beh, oggi con il servizio, con l'accordo che andremo a sottoscrivere con una grande società, finalmente riusciremo a immettere sul mercato, a pubblicizzare, a promuovere sul mercato immobile certificato. Questa è la grande sfida, la grande novità. Come farlo in maniera digitale? Cioè avremo la possibilità, ed è il principio, la sostanza del Luna Fiaipa, poter far sì che tutte le nostre agenzie possano raccogliere digitalmente tutta la documentazione prima appunto di metterla sul mercato questa casa, questo immobile, dando l'opportunità e la possibilità a chi vende, a chi compra e a noi che intermediamo di offrire la massima garanzia di serenità in questo delicato percorso della compravendita immobiliare, ma soprattutto farlo in tempi certi e a costi contenuti.